Ciao a tutti i lettori di Legnano News, continua il nostro tour elettorale, siamo insieme a Teresina Rossetti questa volta. Teresina Rossetti, sindaco uscente di Cerromaggiore, e ha deciso di ricandidarsi. Perché Teresina hai deciso di ricandidarti? Con che lista ti ripresenti? Buongiorno a tutti, mi ripresento con una lista civica, è una lista fatta di persone che sono totalmente al di fuori della politica, ognuno ha la propria idea politica chiaramente, però sono al di fuori da ogni partito, quindi si candidano solo ed esclusivamente per Cerro. E ho deciso di ripresentarmi perché non ho trovato prima di tutto giusto il motivo per cui è finita la precedente amministrazione, la mia precedente amministrazione, e poi perché ritengo che il modo in cui è stato interrotto il nostro lavoro, pure il mio lavoro, mio e degli assessori che erano rimasti con me, mi ha portato a pensare devo comunque continuare. Ho iniziato tutta una serie di opere che sono state portate avanti poi dalla commissaria durante quest'anno, tutta una serie di opere che sono già state programmate anche per il 2018 e il 2019, quindi io la mia intenzione è proprio di riprendere il lavoro interrotto e portarlo avanti e portare avanti comunque anche dei programmi nuovi. Appunto, parlando di programmi nuovi, le tue nuove intenzioni per Cerro o riconferme di quello che hai fatto fino adesso, cosa vuoi portare avanti? Parlavi anche di un campus sportivo, un grande polo dello sport per Cerromaggiore, ce ne parli un po'? Allora, portando avanti i progetti che avevamo prima sono quelli che si sono visti anche durante quest'anno, che sono tutte il rifacimento delle strade, la segnaletica, abbiamo adesso il famoso ponte di via Marelli che sta partendo, quindi sono tutti lavori miei. Nel nuovo programma noi abbiamo questo progetto, che è un progetto che si svilupperà se ci arriveremo sui 5 anni di amministrazione, e riguarda in modo particolare gli impianti sportivi, perché gli impianti sportivi dalla mia precedente esperienza appunto sono in uno stato particolare, per cui devono comunque essere sistemati, ma sistemati vuol dire sistemati in modo che possano non solo essere utilizzati in modo adeguato dalle società, dai gruppi sportivi che ci sono su Cerro, ma sistemati in modo che possano arrivare ad essere anche indipendenti. Quello che noi abbiamo in mente è appunto questo campus, un campus particolare, perché dovrebbe essere, prima di tutto deve tenere presente le esigenze delle società sul campo, per cui ogni modifica che verrà fatta anche in accordo alle esigenze, a che cosa queste società richiedono, di cosa hanno bisogno, e sarà garantito a loro lo stesso spazio che hanno adesso, magari anche qualcosa di più. Però andremo oltre, perché abbiamo intenzione di trasformarlo in un campo tecnico FIGC. Noi ringraziamo Teresina Rossetti e vi ricordiamo le elezioni a Cerromaggiore si terranno domenica 10 giugno. Ciao a tutti!